Siamo a casa del Circolo Canottieri Aniene, cioè il consigliere Massimo Fabricini, siamo a casa del presidente del CONI Giovanni Malagò. E ha scelto questo posto per il varo di un vascello che sono sicuro farà tantissima strada. Abbiamo bisogno in questo momento di un'azienda che è fortemente legata alle ragioni sociali, di un certo modo di fare impresa parapubblica. E in questo senso non possiamo non considerare lo sport e anche il lavoro dei giornalisti, che è un lavoro importantissimo in questo ambito, come un veicolo, un vettore per esprimere un certo modo di fare socialità, di fare comunità. Questo ha due pregi straordinari, uno direi forse anche casuale, strategico, ma il primo è questo, corretta che non è esente da errori. Se noi pensassimo questi saremmo degli imbecilli. E ragazzi che con i loro soldi sono andati nei posti, come dire, più brutti del mondo, ma hanno portato la bellezza. Loro allora, grazie ancora, bellissima storia, bellissimo racconto. È il momento della categoria stampa nazionale. Semplicemente dicendo che sono contento di consegnare questo premio, al di là dell'apprezzamento che lo... Vuole intervistare Lisso, che non è facile intervistare Lisso, no? Che stagione è stata dopo Lisso? Questa è la domanda, cioè io, poi tu vai tranquillo. Non ti parlo sopra, vai Salvatore. Non è ancora che tira fuori il rigore, io l'avevo ripresa. Ma non l'avevo ripresa perché avevo letto... Consegniamo il premio e poi abbiamo il piano finale con il presidente. Solo per farvi complimenti, credo che le attese non sono state tradite, è stato un bel evento e confidiamo che cresca nel tempo, sempre con Estra al vostro fianco. Grazie.